Ciao, benvenuti. Non vi dico bentornati perché wow, cioè nel senso, non so quando è l'ultimo video che ho fatto su questo canale, penso che sia nel 2020, 21, adesso non ero, ma metterò la data. E che emozione, sono troppo contenta, wow, questo sarà il nuovo background di YouTube nostro. Pensate veramente quante cose sono cambiate in pochissimi anni, ma sono troppo contenta perché voglio iniziare con un bel botto e fatto bene. Quindi let's go! Per chi non mi conoscesse, mi chiamo Gabriella, sono una content creator e makeup artist. Sono troppo contenta perché ad oggi è solamente l'unica cosa che sto facendo. Mi sembra quasi un sogno pensare che a 22 anni mi sto realizzando, vivo da sola, faccio un sacco di cose da sola, ma ce la sto facendo perché veramente Dio è troppo buono. E poi Dio è troppo buono perché mi ha risposto con un'altra ragazza qua di sostegno, si chiama Gaia, adesso la faccio vedere perché sarà molto presente. Lei è Gaia! Lei è la ragazza che è dietro al background, nel backstage, la che mette le manine negli editing, quindi è grazie a lei perché che appunto sono entrata su YouTube, finalmente c'è qualcuno che può darmi una mano e veramente non potete capire quanto cosa voglia dire per me. Benvenuto anche a lei perché è la prima volta che voi l'avete sul canale, ma non sarà neanche l'ultima. Detto ciò, oggi vi porto un po' nel focus di quello che mi è successo in quest'anno, cosa mi è successo, cosa mi ha portato qua a Milano, i miei lavori. Vi racconto un pochettino di me, che tendenzialmente non lo faccio quasi sempre, o tendo a essere un po' più varia, perché a me piace raccontare a piccoli pezzi, perché sennò io penso che una volta che si racconti tutto poi si perda un po', come si dice, l'interesse. Invece io preferisco essere un po' quel libro che devi imparare a leggere, quindi mi piace essere un po' questo, essere un libro. Sto imparando a leggere libri, raga, assurdo, sto leggendo libri, quindi non è vero che è impossibile leggere, perché io sto divorando tipo 2 libri in altri libri, anzi forse anche 4 nello stesso momento, e mi sembra quasi crazy e veramente wow, non so che non vi interessa, ma ci tengo io al libro per dirvi che niente è impossibile. Adesso vi racconto da zero con un make-up da zero. Let's go! Intanto come state? Spero tutto bene. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Io sto molto bene, le cose stanno andando molto bene. Ovviamente ci sono giorni up and down, però nonostante tutto ciò non si molla. Dovete sapere che mentre parlo con voi su YouTube c'ho anche qua la gang di TikTok. Molto spesso mi tendete a chiedermi come sono venuta qua a Milano, cosa è successo, cosa mi ha portato qua e bla bla bla. E quindi, dato che ricominciamo, è bene che voi possiate appunto sapere che cosa è successo, cos'è che mi ha portato a essere qua e soprattutto cosa sta succedendo nella mia vita. Come potete vedere, sono viva, sono vegeta, sto molto più che bene, si vede, penso che si percepisca. Facendo tutto da sola non sempre è facile, ma comunque grazie a Dio, perché adesso ho anche una brava ragazza che mi sta aiutando dietro le quinte. Cosa mi ha portata qua a Milano? Dovete sapere che era da quando ero piccolina che la prima volta che ero venuta qua in gita a Milano con la classe, sapete quelle classi, cioè quelle gite che si fanno di solito scolastiche alle medie, appena ho messo piede qua a Milano ho detto wow, cioè io qua a Milano ci devo venire, cioè nel senso fissamente, e mi sono proprio innamorata di questa città, cioè da lì ho avuto questo a cuore, questo desiderio. All'epoca avevo 13 anni o 12, sì, 12-13 anni, quindi immaginate il desiderio che era nel mio cuore, questo sogno grandissimo. Dovete sapere che comunque io avevo il desiderio di fare un'accademia make-up qua a Milano. C'erano molte cose che comunque potevo farle o qua o in un altro posto, però l'accademia che io volevo fare era proprio qua, e quindi in un modo o nell'altro dovevo per forza venire a Milano. E col passare degli anni io mi ci ho voluto un po' prima di capire che cosa volevo fare nella vita, cioè non subito ero partito dicendo che voglio essere make-up artist, anzi ero partito col desiderio di voler essere un'infermiera, ma era più un sogno di altre persone che mio, e quindi non volevo finire in un tunnel di disperazione e pentimento per aver seguito il sogno di altre persone e non il mio. Quindi è stata proprio una forza di coraggio e volontà a dare controcorrente rispetto a quello che gli altri pensavano e quello che volevano farmi fare, ecco. È stato facile perché comunque in certe scelte non avrai sempre l'appoggio. Io in questo caso non ho avuto l'appoggio di nessuno, ho avuto l'appoggio solo da parte dei miei parenti, da parte dei miei zii, a cui veramente voglio troppo ringraziare, perché quando molte persone stavano dicendo di no, perché Milano mi avrebbe rovinata, Milano avrebbe fatto questo, Milano avrebbe fatto quell'altro, volevano infatti impedirmi di andare via.
ma loro si sono impuntati quando ho scoperto questa cosa, hanno detto ok. Mi ricordo ancora quando mia zia proprio mi fa ok, senti, prepara le tue cose, tu domani vai a Milano. E quando mia zia, quando mia zia mi ha detto queste cose, io ero wow, cioè zia, lo stai dicendo tu? Ed ero ok, nel senso, perché comunque sono una ragazza molto obbediente, vi dico la verità, e quindi anche se era una cosa che non mi andava di fare, perché io comunque sentivo di voler fare questa cosa, non volevo comunque dare dispiacere, quindi mi sa che mi sarei un attimo soffermata a quello che avevo detto loro. Alla fine quel coraggio, cioè con la spinta di mia zia, ho avuto anche io il coraggio di dire ok, no, forse è meglio andare. Diciamo che comunque ero venuta qua a Milano proprio col cuore a pezzi, cioè nonostante stessi appunto inseguendo i miei sogni, non ero pronta, cioè nel senso, c'è tutto così in fretta. E mi ricordo ancora quando eravamo letteralmente tipo ad agosto, stavo facendo un lavoro che non è anche un bel lavoro, perché stavo lavorando, che non lo sapessi, comunque sono come sanitaria, ho lavorato comunque per poco tempo come operatrice sociosanitaria. Penso che l'esperienza più bella del mondo sia stata proprio via il mio tirocinio e quando ho lavorato in ginecologia e ostetricia, lì è stata proprio tanta, cioè veramente tanta roba. E sicuramente la mia voglia di partorire è passata proprio di là, quindi sicuramente è stata una bella esperienza che mi ha formata e mi ha incoraggiata tanto. Ho visto anche tantissime altre realtà. Io sono una ragazza che ha tante storie dentro, sia mie ma anche di altre persone, perché sono una persona che mi piace ascoltare e dare una mano. Non è stato scontato, è stato bello essere a fianco a delle persone che magari in quel momento lì non avevo nessuno, e quindi è bello essere parte della storia di persone. Quindi per quello che amo, quando voi mi state a dire che bello, se non fossi te, quanto ti fai questo, quest'altro, le mie giornate sarebbero un po' nì. Quindi davvero apprezzo e amo il fatto che voi comunque mi diciate che io sia parte della vostra quotidianità, che sia parte della vostra vita. I really appreciate it, quindi grazie, grazie di cuore. Il recap di come sono sentita venendo qua. Quindi se pensavate bene, no, non ero partita bene. Anzi, io per interagirmi con Milano mi ci è voluto quasi un mesetto, ma no, scherzo, ci sono tipo 2 mesetti, perché sono andata qua a ottobre, quindi è da 1 anno e 2 mesi e mezzo che sono qua a Milano. A parte che mi sembra molto di più, non so perché, ma mi sembra molto di più, invece è pochissimo. Poi sono partita facendo ancora una volta un lavoro che a me non mi fa impazzire, cioè sicuramente sono una persona che se devo lavorare mi ci metto e faccio il meglio, perché comunque è un lavoro e bisogna fare le cose fatte bene. Però comunque capite che ero una ragazza con tanti sogni e non ero mai comunque soddisfatta della mia vita, ecco. Per cui non mi sono mai accontentata di quello che stavo facendo, volevo di più. Grazie, perché io stessa non mi sono fermata nel dire ok, mi accontento di questa vita, perché non ce la potrò fare mai. Grazie anche a Dio perché mi ha tronata e sono veramente troppo contenta. Come mi sto trovando adesso? Ovviamente troppo bene. Non è stato facile, perché quando arrivi ti devi far conoscere, devi sapere anche tu, per imparare la città, di capire un attimo come funziona. Io sono venuta qua che comunque dopo 5-6 mesi mi ero portata poi dietro la macchina, quindi dopo un po' ho iniziato un attimo a riequilibrare un po' la mia vita, il mio stile di vita, e non è stato facilissimo. Ce l'ho fatta perché anche nella casa in cui sto è veramente, veramente tipo non bella, ma di più, cioè non, io ero pronta a stare tipo in un... Sapete tipo quando ci sono quei video su Insta dove fanno vedere la gente che va sotto i pavimenti? Ecco, io ero pronta a una roba di questo genere, cioè sapendo un po' la storia di Milano. Però alla fine Milano, se inizia un po' a conoscere, inizia a capire che meno male ci sono delle cose che sono pro, ovviamente come in tutte le altre città sono contro. Bisogna solo saperla conoscere e saperci girare. Se avete delle domande più specifiche, fatemi sapere qua sotto, magari le riprenderò e li risponderò magari su Instagram o dove riuscirò comunque a rispondervi. Sono venuta qua, mi ricordo ancora che una mia cara amica di Inghilterra, avevo tipo 16 anni, mandò questa pagina di Instagram e mi disse wow, io so che a te ti piace il stile di vita italiano, ma c'è questa chiesa, te la faccio vedere, magari ti può piacere, cioè, ti può interessare, no? In quel periodo là stavo vivendo un periodo molto particolare, no? Quindi mi ha mandato una pagina in un momento molto giusto. Mi ha mandato ed era la pagina della mia attuale chiesa, però era quella parte del gruppo giovani. Faccio wow, guardate le loro cose che sono sui social, ed ero stra mega contento. Ho detto no raga, e dentro di me ora mi sono detta no, io un giorno, se mi dovessi trasferire a Milano, quella sarà la mia chiesa. E infatti appena sono venuta a Milano, non subito però perché ero troppo distrutta, cioè emotivamente ero troppo in down, dopo un mese che poi sono andata alla Sabaoth, e davvero ad oggi dentro la mia chiesa mi hanno veramente fatto crescere. Dio veramente mi ha guidata in una maniera troppo troppo precisa, veramente quella chiesa era proprio risposta alle mie
ai miei piani, dicevo sempre: mamma mia, io voglio saperne di più, solo che con la lingua ghanese faccio un po' fatica a comprendere certe cose, quindi non sempre è facile. Penso che in lingua italiana, uno, non ho più scuse, e due, mi è tutto più... vuol dire questo, si apre un mondo, e quindi sono troppo contenta, sono troppo grata, veramente è letteralmente la mia famiglia qua a Milano. Ogni volta che vado via sento sempre la mancanza Ius, perché ormai, cioè, sono una Ius e mi sento tipo oh my god, io devo ritornare in chiesa, mi sento così. E mi dispiace perché fuori si pensa che la chiesa sia la chiesa che viene raccontata fuori, quindi si pensa che la chiesa sia questa, sia molto monotona. La nostra chiesa è, penso che sia la più attiva in assoluto che ci sia qua in Italia, senza togliere anche il fare degli altri, però siccome siamo veramente in tanti, tendiamo a fare tantissime attività. Infatti la nostra chiesa ha tante aree dove appunto ti puoi specializzare, cioè pensate che addirittura io, a volte mi capita di giocare in chiesa, roba di questo genere. Sì, io me lo dicevano anni fa, io avrei riso in chiesa, cioè chi si fa truccare, anzi sono i primi che dicono no, non ti puoi truccare perché questo, perché quest'altro, quest'altro, no. Alla fine mi hanno fatto capire che se voglio truccare ed è quello che voglio fare, lo posso fare. C'è anche un'area specifica dove potrei andare a truccare. Se sei un ballerino, c'hai la possibilità di poter ballare. Se sai fare un botto di robe, se sai fare... cioè insomma lì veramente il tuo dono sicuramente non viene sprecato, anzi viene incentivato per aiutare di più la chiesa. La mia vita è a 360 gradi anche con il mondo del make-up. Cosa facevo prima di lavoro? Io prima di lavoro, prima di diventare a tutti gli effetti makeup artist e content creator, nascevo come operatrice sociosanitaria, quindi lavoravo come assistente tipo dell'infermiera, quindi lavoravo nel mondo sanitario. Dovete sapere che io amo il mondo sanitario, ancora oggi lo amo, mi piace un botto, perché sempre l'idea di aiutare, fare queste cose mi è sempre stato... ma hard, non potevo vedermi in un altro lavoro se non quello. Infatti lo sapete, se non è makeup artist è mondo sanitario fisso, cioè non è andato a fare un po' questo lavoro. In realtà sono partita che per un anno e mezzo ho lavorato durante il covid centro vaccinale, quindi ero partita come amministrativa, non sono partita subito come operatrice, ed è stata un'esperienza veramente bellissima, perché a parte che ho conosciuto colleghi veramente meravigliosi, ero proprio office, quindi ero come amministrazione, per me è stato tipo wow, sto facendo un lavoro veramente troppo bello. Poi a quell'epoca avevo a malapena tipo 19 anni, quindi pensate che già ero la più piccola ero la più piccola nel lavoro, ma mi ero fatta comunque valere, quindi anche quello è molto importante, che quando inizi un lavoro non dar per scontato solo perché sei piccolina, allora calcoleranno tutte queste cose. Se tu ti impunti, fai vedere che tu sai fare le cose, lo apprezzeranno molto di più. E io infatti ho detto, anche se magari sono inesperta, magari tutto un mondo nuovo, mi impunto perché io voglio essere al pari con i miei colleghi. Essendo anche più giovani, in teoria raga, siamo anche più rapidi, siamo più veloci. Sono diventata tantissimo, veramente tanto tanto, nonostante fosse un periodo molto particolare. E dopo quello sono passata a lavorare all'USL, non so se avete presente l'USL, per la parte infantile, è veramente meraviglioso, non so cosa dire. Lì ho conosciuto altrettanto colleghi, per quello che io sono piena di tutti gli amici medici, dottori, tutte queste cose. Io dovrei sfruttarli di più, cioè dovrei sfruttarli. Da volte mi dimentico anch'io della mia vita, del mio passato, queste cose. Io vengo proprio da un background sanitario, pensate voi. Dopo questa esperienza sono finita a lavorare in ospedale in medicina interna. Lì è stato veramente una batosta, che lì inizia a vedere proprio delle realtà molto più pesanti, soprattutto perché in medicina interna sono le situazioni molto più critiche, magari sono situazioni un po' più terminali, queste cose. E lì infatti ho conosciuto delle donne non strepitose di più, proprio come pazienti. E ad oggi alcune le sento ancora, e sono le prime che mi commentano sotto i commenti, sono le prime che mi commentano anche in DM, quindi veramente le amo. Le ho conosciute comunque in una situazione molto delicata. È bello come loro abbiano riconosciuto tanto l'affetto che sono riuscita a darci. Io cerco sempre di medesimarmi nella persona, cioè mettermi nei panni della persona, soprattutto se poi vedo che sono anche persone grandi e quant'altro. Mi immagino se fossero tipo stati i miei genitori, un po' vi dicendo, no, come se fosse un po' un mio familiare. Difficilmente riesco a trattare male qualcuno, cioè se non è il momento in cui sono un po', passatemi il termine, un po' raggirata, un po' queste cose qua, facciamo un botto di risate insieme. E stavolta tipo, perché io non ho una mia sosia, ecco, perché anch'io necessito di un L nella vita. Però mi accontento di me stessa, ecco. Come conclusione, sono finita a lavorare in ostetricia quando mi ha fatto il trasferimento. Quindi quel reparto lì, raga, è veramente rarissimo. Rarissimo. Infatti quando mi hanno detto ti faccio,
ma va, infantile, cioè non penso, mi metteranno lì, secondo me l'ha detto giusto per tranquillizzarmi. Però raga, alla fine davvero, il giorno dopo ero lì a lavorare in studio e io ero, oh my god, sono rimasta molto contenta. La cosa che a me mi viene dura è sono sempre gli addii. Cioè io a volte me ne rendo conto, ma quando una persona fa una buona impressione, gli addii è molto più dura, perché se tu non fai una bella impressione, te ne vai, bene, ciao, ci rivede in giro, no? Però per me ogni addio era sempre più dura dell'altro, perché mi affeziono, mi diverto, ci passo del tempo. Io veramente quando passavo le nottate con gli infermieri era veramente, veramente bellissimo. Andiamo nel nostro mondo focus ora. In realtà invece sto facendo solamente make-up, quindi adesso, grazie a Dio, sto lavorando tanto come creator e finalmente c'è anche la retribuzione in quell'area. Sono i piccoli passi, sono i primi step, ma veramente sono troppo giganti. Sembra assurdo quando lo dico, la gente mi guarda e fa, ma va, cioè faccio sì, è così adesso. I'm very happy, I'm very proud, perché ci è voluto un po', nel senso non tutto arriva sempre facilmente, ma sono contenta comunque dei risultati che sto avendo nel mio piccolo. Sono contenta anche di portare adesso qua su YouTube, cioè io penso che non riuscivo comunque a venire qua su YouTube perché c'erano molte cose nella mia vita che dovevano essere sistemate, non aveva senso venire e poi raccontarevi mezze cose della quale comunque non ero per niente contenta. Mentre adesso veramente è tutta un'altra storia, tutta un'altra vita, tutta un'altra storia. Dormo tantissimo la mattina. Se non è Gaia che viene a spronarmi veramente di dormire tipo ah, così, cioè quindi sono molto contenta. E quindi questo, sto facendo un sacco di progetti, sto facendo dei progetti, wow raga, io non so, ogni volta che rivedo tutte queste cose mi sembra assurdo, mi sembra veramente crazy, però veramente sto facendo delle cose che sono da, cioè veramente da applauso, non so, io a volte ci penso e dico, cioè è tutto Dio, veramente è tutto Dio, perché io fossi stata io raga mi sa che avrei già mollato un po' di molto tempo fa, perché dopo un po' inizia a essere stancante a non vedere più i risultati. Cioè tu sei lì che dai, sai che fai anche delle cose molto carine, però si vede proprio la zero risposta, no? Però invece ci sono persone che ti spingono e ho capito che alla fine non importa se sono anche solo due gatti, ma almeno ci sono due gatti che ti stanno rispondendo rispetto a zero, ed è già qualcosa. E da lì ho iniziato a comprendere che la devo smettere di focalizzarmi solo nei risultati che non ci sono, ma di pensare già con una mentalità che ho già conquistato. E da quando ho iniziato a cambiare e avere questa mentalità, le cose veramente sono iniziate a cambiare. E quindi sono molto molto contenta di questa cosa. Dico anche ai miei amici, sono tipo ma quel brand lì. Io penso che sia CeraVe, ma non è CeraVe. Oh, vediamo se magari lo riuscite a indovinare voi. Allora, intanto è un skincare ed è molto conosciuto ed è molto utilizzato. E quindi yes, fattemi sapere. Lo spoiler, vi racconto un po' come sono finita a lavorare con questo brand. E Dio è troppo buono, Dio è troppo, veramente troppo buono, perché tutto è partito che facevo dei contenuti per questa pagina e li facevo veramente con il cuore, perché ho detto guarda, sarà un aggancio e sarà anche un modo per me per poter migliorare, crescere e via dicendo, no? E cosa succede? Che dopo un po' di tempo, ormai sono tipo da un annetto che faccio tipo creo, lascio. Finché poi dall'anno scorso non ho iniziato per davvero a fare un po' di più i contenuti, poi per vari motivi e i lavori non sono più riuscita a continuare e mi sono fermata. Infatti penso che ad oggi, se fossi stata sempre continuativa con i social, forse a quest'ora saremmo chissà dove. Però per me va bene anche come siamo e dove siamo arrivati ora, non mi lamento, anzi sono mega grata. Arrivo che raga, faccio l'eyeliner e fatto. Eccolo qua, l'eyeliner. Allora, io non so voi se riuscite a fare l'eyeliner mentre vi parlate. A me dipende dai casi, cioè nel senso, se riesco a avere la modalità e parlare come sto facendo adesso, bene, se no sto zitta e levito. Con questa pagina ad un certo punto sono diventati una agenzia e veramente grazie a Dio io ero già all'interno di questa pagina. Però diciamo che comunque mi hanno preso proprio anche per bravura. Hanno visto il mio cosa che faccio e una ragazza stessa mi diceva sempre no, continua perché sei veramente molto brava, cioè, e lei comunque è una super mega influencer qua in Italia. E io quando me lo diceva, io per me era tipo, come sono stessi dicendo, veramente, capito, il papa, il re. Quindi quando me lo diceva veramente mi ispirava tantissimo. E il primo lavoro che ho iniziato a fare con loro era proprio con questo brand, e da questo brand siamo andati a fare questo shoot e questo lavoro dove sta dottoressa, questa dermatologa,
super mega brava, veramente Elisa Lamo mi sta seguendo e veramente tanta roba. Sono troppo grata a Dio, veramente, che Dio la benedica, perché veramente è fantastica. E quando arrivi a conquistare veramente un brand, soprattutto questo tipo di brand, è non una soddisfazione da poco, è veramente tantissimo. Cioè io ora sto pensando che io sono una piccola creator e pensare che da piccola creator sono arrivata a questo tipo di livello, raga, veramente solo Dio. Cioè sono troppo grata, sono troppo felice, io non so più cosa... in quante lingue dirlo. Non vorrei troppo spoilerarvelo, ma sanno dove abito, sanno dove sono, cercano di evitare tutte queste cose. Oh, veramente sono tanto tanto grata, veramente tanto grata. Non era dovuto, non era neanche in pianificazione, era solo un progetto che doveva essere chissà dove sarei poi finita, ma invece mi hanno voluta tenere ed è veramente, non vedo l'ora che voi possiate vederlo. E quando lo vedrete voi direte, cioè io e Gaia quando l'ho visto in anteprima questa anni eravamo tipo io, ma cioè veramente potevamo se ridere, piangere, emozionavo un po' tutto. Però alla fine ci hanno comunicato che quella cosa lì uscirà molto più avanti. Noi tipo no, però va bene lo stesso, nel senso l'attesa rende tutto più bello, quindi preferisco le cose fatte con più con calma che tutto in accelerazione, quindi per me va benissimo. Adesso voglio farvi parlare voi, voglio chiedervi che contenuti vorreste che io portassi, cioè fatemi sapere che cosa vorreste vedere in questo profilo, fatemi sapere cosa vorreste vedere qui sul canale, che ci tengo tanto, così posso portarvi contenuti che per appunto vi possono interessare. Magari sto a parlare e dici ma a me io vorrei che ti vedere tu, vorrei che tu mi spiegassi questo, cioè capito? Un po' queste cose qua, fatemelo sapere, così io mi ci metto e poi ve lo faccio, ve lo porto. Ma veramente raga, non si abbandona più niente. Sto prendendo veramente gusto anche solamente adesso che sono tipo le 11 del mattino e sto facendo YouTube. Io, Gabriele, non avrei mai fatto una cosa di questo genere, ve lo dico già. Ma qualcuno che è lì è brava, perché veramente sprona tantissimo e mi dà anche la voglia di alzare la mattina. Cioè io potrei veramente dire no, sai, no, così, cosa. Invece, cioè veramente Dio è troppo buono perché mi ha ascoltato la mia preghiera, ho proprio bisogno di questo, quindi sono troppo contenta. Gaia, ti amo, tu lo sai, io non vedo l'ora. Sapete cosa sarà più figo? Quando arriverà tutti i prodotti beauty, cioè lei sarà la prima che avrà tutto, cioè lei sarà la prima che avrà tutto, poi ovviamente vi darà anche voi, però lei sarà tipo, capito? Perché comunque è qua dietro nel background con me, lei è la prima a sapere i brand con cui sto lavorando, con cui sto facendo, quindi per me è anche un'emozione poter condividere con qualcuno queste cose. Ogni volta devo tenere questo segreto che tipo vorrei dirlo ma non riesco, invece quella è magari è più fluibile e sono stramega contenta. Comunque questa raga è la maschera di Givenchy, quando me l'hanno mandato io ero ok, cosa tipo 50 euro, guarda adesso non lo so, metto la fascia di prezzo qua. Questo è il risultato comunque di come viene e mi piace perché fa proprio un effetto molto elegante, molto molto preciso, vale proprio a definire. Io di solito amo la pienezza, quindi il volume, invece questo va proprio a definire, non me ne va a allungare, però da quel tocco giusto curato, ecco, quindi I will love it. Se per lei mi trovi bravissima, grazie, sono molto buona in Italia. E sì, fatemi sapere più o meno cosa vorreste vedere, cosa vi piacerebbe che io vi portassi qua sul canale, mi farebbe molto piacere portarvi contenuti che possa appunto essere interessante anche per voi. Ovviamente abbiamo già in preparazione un vlog, allora vi mostrerò finalmente le mie giornate, ciò che sto facendo. Molte cose purtroppo, siccome sono in spoiler, non posso mostrarvele, però cercherò di farvelo un po' capire in modo molto generico. Ora vi spiego più o meno cosa ero intenzionata a fare qua su YouTube. Cosa pensavo di fare qua su YouTube? Innanzitutto, per chi sa, io amo viaggiare, cioè io una cosa che per cui andavo folle per YouTube era proprio il fatto che non vedevo l'ora di portarvi contenuti in cui potessi mostrarvi tutti i miei viaggi che avrei potuto, cioè che avrei fatto. Io veramente, se fosse per me, sarei sempre fuori. C'è stato un periodo in cui ho fatto anche i miei viaggi a Roma, infatti tipo mi dispiace non aver avuto la possibilità di poterlo registrare, ma comunque anche lì poi vi racconterò e farò un story time anche di Roma, non vedo l'ora. Cioè in realtà dovete sapere che io ero partita con l'intenzione di iniziare YouTube perché sapevo che avrei voluto raccontare un po' la persona che sono. Perché in quegli anni stavo vivendo tanti giudizi, no? E la gente tendeva a dire un sacco di cose per quale dicono mi conoscono, però alla fine dico ma la gente parla però non sa mai davvero quello che sta dicendo, no? E quindi ho iniziato a dire ma sai cosa, mi piacerebbe iniziare a farmi
chi sono io tramite uno schermo. Non è facile comunque poter, cioè, raccontarsi, parlare e dire le stesse cose, ma comunque diciamo che ero nata un po' con l'intenzione anche di raccontare un po' la mia vita, perché a quegli anni io avevo la famiglia lontana, quindi un modo per poter tranquillizzare anche un po' il miracolo della mia famiglia era un po' mostrare loro cosa sto facendo, come sta andando la mia vita, tramite appunto i miei video YouTube. Penso che era un modo di poter comunicare, di far vedere a loro che qua è tutto ok, io sto bene e questo è quello che sto facendo io nella mia vita. E l'intenzione era quello, è sempre stata quello e continuerà ad esserlo anche tuttora, perché appunto sono qua ma non sono qua con i miei, con la mia famiglia, e quindi è bello comunque poter dar modo a loro di poter vedere comunque quello che sto combinando qua, e quindi sono contenta. E oddio, raga, guardate che combo d'opera. No, che bello. Chissà se mi durerà per chiesa. Vabbè, in fede dichiaro che rimarrà fino a stanotte proprio, fino a stanotte, finché non mi stuccherò. Penso di portarvi qua vlog, ovviamente dei capo, perché raga, cioè, come fai a non fare YouTube e non fare make up? Quindi ovviamente ci sono dei beauty tips, saranno molto più approfonditi, perché su Instagram, siccome il reel è una cosa un po' più breve, ho pensato di farvi qua proprio dei tutorial, magari dei tutorial un po' più mirati. Su TikTok comunque continuerò a fare un sacco di live con voi, infatti però sempre un sacco di live con voi. Su TikTok comunque potremo fare un sacco di tantissime altre cose. Stessa cosa per Instagram, che per me è come se fosse il profilo un po' più, quello un po' più professionale, quello un po' più di lavoro, sia lavoro che vita. Infatti tipo a me piace proprio intrecciare tutte le cose, perché voi comunque siete nel mio mondo, infatti per quello che si chiama qui nella Soul World, perché è il mondo di Ella e amo comunque chiamarlo così. E in più fatemi sapere voi cosa vorreste vedere. Io giorni fa ho fatto un decluttering, in effetti potevo farvi un video YouTube, però in realtà sto pensando anche di fare un decluttering makeup, perché ho tante cose che devono iniziare a fare spazio, iniziare a pulire un po', e quindi siccome sarà carino anche farvelo vedere com'è la mia beauty station, com'è la mia beauty collection. Fatemi sapere se può interessare, se non mi interessa ovviamente non ve lo porto, ecco. Se avete idee o altro, fatemi sapere. Ho pensato anche di fare con Gaia, adesso lei non lo sa, ma adesso io lo saprei in live con voi. Pensavamo di fare anche tipo roba mukbang lì, come si chiama, era mukbang lì, quella roba lì, se si mangia e rispondiamo alle domande, quindi mi raccomando, state attivi. Anche esatto, anche robe tipo Q&A, fateci delle domande. Faremo un sacco di queste cose, sarà molto bello. Penso che fatto in due è molto più carino, e quindi vedete che Dio è spostato le righe. E così finalmente potremo fare anche nuove cose. E sarà molto curioso, così potete avere modo anche di conoscere lei stessa. Potete fare un sacco di domande anche a lei. Lascio qua il mio link IG, così potete essere connessi anche su Instagram. Proprio perché su tutti i tre profili non sempre troverete le stesse cose, per quello che ci tengo che magari possiate esserci ovunque. Se vi può interessare, raga, fatemi sapere se vi può piacere come contenuto, tipo mostrarvi un focus makeup di un video makeup mio che è andato tipo virale sui social, cioè è andato virale più su Instagram o TikTok, così ve lo mostro più in pratica, quindi fatemelo sapere. Fatemi sapere se vi può interessare qualcosa di capelli. Buongiorno Julie, come stai? Io sto facendo YouTube, per quello che stavo parlando, tipo qua. Mamma mia, raga, questo pettine ferro è stato veramente una scoperta per le wig amanti, perché veramente senza questo don't know. Quindi per me è anche un po' dura mantenere i stessi capelli. Comunque raga, niente, ci tengo anche a dirvi che comunque anche su Instagram inizieremo anche la parte finalmente fashion, perché chi mi conosce sa quanto io ami veramente lo stile, la personalità, e quindi cercherò a mio modo di poter portare cose nuove, cose che non sono mai viste. Infatti non vedo l'ora di portarvi i capi cristiani, perché qua in Italia io non li ho ancora visti, quindi non vedo l'ora di essere anche la fashion di andare a iniziare. La mia chiesa veramente ha tantissime di queste cose, quindi infatti non vedo l'ora di potervi portare anche e mostrarvi la loro merch, quindi I'm so happy of that. Intanto voglio proprio ringraziare tutte quelle persone che fino alla fine hanno sempre continuato a pungermi di canale su YouTube. Grazie a loro, veramente vi ringrazio. Potrei farvi anche i nomi, Lidia, perché veramente lei è una di quelle, perché ogni volta mi mandava sempre i video dicendo: Bella, ti prego, ritorna su YouTube perché sto rimanendo i tuoi video. Quindi veramente lei è una di quelle ragazze che mi sta proprio al cuore.
perché mi ha proprio ricordato che è vero, cioè è una cosa che io stessa amo fare e l'ho messo giù perché pensavo di non essere, di non fare cose che potesse piacere, ma come ho detto basta che piaccia a un gattino più che zero, quindi va bene. Questo quindi io veramente ti ringrazio di cuore, sì, se ti voglio troppo bene. Io non ti taggo, non dirò niente, voglio che sia tu stessa a vedere questo video e spero che te lo manderà qualcuno. E poi ovviamente ringrazio anche qua Gaia perché anche lei era una di quelle persone che io dicevo YouTube, lei sì, cioè proprio gli andava a fuoco gli occhi, quindi lei ha detto ok, questa è meglio che iniziamo a fare. E quindi sarà anche grazie a lei che dovete anche voi ringraziarla, ringraziatela qua sotto qua nei commenti insieme a me, perché lei è quella che sta prendendo in gestione tutte le parti editing e quindi se c'è la parte più editing tutto è più accelerato, quindi si possono fare un sacco di cose. Quindi veramente il maggior motivo per cui sono qua è proprio grazie a lei, cioè quindi veramente ringraziamola, veramente li benediciamo, diamo le tantissime benedizioni e che possa ricevere tanti beauty prodotti anche lei, quindi veramente sono troppo contenta. E infine comunque voglio ringraziare tutti voi, perché ci è stato fin da sempre, chi è arrivato nuovo, chi è qui adesso. Voglio ringraziarti perché non è scontato che sei qui a ascoltare le mie parole, a ascoltare questa voce, però sei qui, quindi ti voglio proprio ringraziare, ti voglio proprio benedire, ti voglio proprio dire che possa veramente arrivarti, non lo so, possa essere anche per te un rifugio, per te possa essere il mio happy place, perché qua sopra adesso non si legge, ma c'è scritto il mio posto felice, quindi veramente spero tanto che se magari trovi rifugio nel mondo tu possa veramente tipo essere qua con Elina e veramente spero tanto di essere la vostra compagna d'avventura, come potete, cioè, come sapete io ci sono sempre, potete scrivere su DM, io ci sono, veramente non vedo l'ora anche di potervi conoscere, non vedo l'ora di crescere e veramente raga, grazie di cuore, grazie di tutto, continuerei a dire tanti grazie, 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 però veramente grazie, che Dio vi benedica, raga, vi amo troppo e grazie perché quest'anno veramente stiamo crescendo veramente in una maniera molto accelerata e che bello che veramente ho iniziato a fare quello che non avrei mai immaginato possibile ed è tutto grazie a voi, quindi grazie. Fatemi sapere qua sotto, rispondete a tutte le domande che vi ho posto durante questo video perché ci tengo tanto a portarvi delle cose belle che vi possono piacere, ma soprattutto continuate a essere connessi. Se non avete acceso la campanellina, andate a accenderla così appena posto qualcosa voi potete essere i primi. Non vi voglio dire subito quando inizierò a postare perché quando inizierò poi a prendere il ritmo vi dirò i giorni esatti, quindi dovete essere super connessi e per poter appunto ricevere le notifiche. Vi mando un grandissimo bacio e che sia solo l'inizio di tante cose, ecco, ma sia per me ma anche per voi, soprattutto per voi, perché voglio anche sentire poi un giorno da voi nelle box, leggervi voi e sapere appunto come sta andando anche la vostra di giornata e vita, quindi non vedo l'ora di sapere e niente, ciao raga. Ah, ovviamente se non mi seguite su Instagram fatelo ovviamente perché ovviamente lì, come ho detto prima, i contenuti sono diversi e quindi niente, questo, un bacio, ciao, al prossimo video. Penso che sia il primo video YouTube in cui non mi sono cadute le cose. Veramente, in ogni YouTube che iniziavo cade, c'è sempre qualcosa che cade, sempre qualcosa che cade. Brava!